Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo. Se sentite dei rumorini strani è perché ho davanti a me, voi non la vedete ma dietro la camera, ho la mia gattina Manila che sta facendo la pazza, sta saltando ovunque, coi topini, coi giochini. Quindi non fateci caso, the show must go on. E poi comunque vedere un miau che si diverte in modo esuberante mi rasserena molto. Quindi voi fate finta di niente, sappiate che se sentite dei rumori strani è un miau felice che a questo punto ha anche ribaltato i cuscini del divano. Molto bene! Ma oggi siamo qua per altro, ad esempio la nuova puntata dei Fuma Classici, la rubrica in cui io vi parlo di classici della letteratura, libri che almeno per questa rubrica sono usciti prima della prima metà del Novecento e hanno lasciato un'impronta nella storia della letteratura. Sia classici molto noti, di quelli che tutti leggono, che vengono trattati nelle scuole, ma anche classici più di nicchia, magari più noti per altre culture e meno in Italia, o ancora classici comunque da riscoprire, che vengono poco trattati. Quindi questa rubrica è anche un'occasione di riscoperta o scoperta di grandi autori. E il Fuma Classico di oggi è estremamente particolare, perché parleremo del primo romanzo russo, della letteratura russa in assoluto, a trattare il tema dell'omosessualità. Ma prima di partire vi voglio fare una breve parentesi marchetta, perché sì, infatti Daniel Wellington, sito di accessori e orologi con cui a volte collaboro appunto, ha lanciato due nuove collezioni di gioielli che sono Elan e Aspiration, e mi ha inviato appunto tre prodotti, tra cui questa collanina che ho indosso su quest'outfit un po' minimal chic con anellino, con ciondolo ad anellino. Li vedrete sicuramente meglio perché avrò fatto un'inquadratura ravvicinata. Quella che indosso è di oro rosa, mi hanno inviato anche quella argento e un anello, e tutti e tre i prodotti fanno parte della linea appunto Elan, ma vi dico anche che c'è anche la linea Aspiration. Quindi se siete curiosi andate a visitare, comunque vi lascerò tutto nell'info box, il sito di Daniel Wellington, ricordandovi appunto che c'è sempre un codice sconto per voi trescini del 15% chiamato MatteoF15. Quindi se vi piacciono i gioielli date un'occhiata, perché c'è da fare shopping trasgrisudolo. Ma chiusa questa parentesi, torniamo alla sostanza. Il libro in questione, che vi stavo dicendo, è considerato il primo romanzo della letteratura russa a trattare il tema dell'omosessualità. È un romanzo che in italiano porta il titolo di Vania, scritto da Mikhail Kuzmin. Non avendo fatto russo avrò sicuramente sbagliato pronuncia, ogni volta che parlo di autori russi pam pam arrivano i commenti indignatissimi. Ragazzi, in caso scrivetemi qua sotto come si pronuncia, ma non siate cattivi, concentratevi sul contenuto. E detto ciò, appunto Vania, che in realtà non è il titolo originale, perché Vania appunto è il protagonista del romanzo. Il titolo originale è la parola russa che sta per ali, le ali effettivamente, perché comunque il concept del libro, il tema del libro è l'amore, diciamo, anche se non è una storia d'amore. Il concetto di amore come scoperta dell'amore, l'amore vero vissuto con naturalezza e serenità, che, citando Platone, effettivamente può far crescere le ali nell'anima. Questo romanzo è stato scritto nel 1906. Mikhail Kuzmin appunto pubblicò questo libro nel 1906. Lui è un autore russo appunto che è omosessuale, che diciamo contribuì anche a una fioritura delle tematiche LGBT all'interno della letteratura russa, anche con una certa in realtà indole militante. Nonostante l'attitudine di Kuzmin, o comunque il suo pensiero, fosse anche in contrasto con la rivoluzione russa, in realtà lui la supportava decisamente. E per larga parte della sua vita lui fu appunto centrale anche nelle questioni politiche, fu un intellettuale di grande rilievo, per poi però passare alla completa emarginazione una volta che salì al potere Stalin. Oltre a lui anche tutti quegli altri autori che hanno effettivamente lanciato questo
queste nuove tematiche letterarie, o appunto costretti all'isolamento oppure addirittura inviati in Siberia. Quindi diciamo che è anche comunque una testimonianza del grande sconvolgimento storico e politico della Russia dell'epoca, oltre appunto a problematiche legate alla censura. Ad esempio Vania, il romanzo di Kuzmin, rimase per tantissimo tempo censurato, bandito. Io l'ho letto in questa edizione, edito Edizioni O del 1981, e nella quarta di copertina viene scritto che questo libro è tuttora bandito in Russia. Non so se siano stati fatti negli ultimi anni, magari ci siano stati dei cambiamenti e questo libro ora in Russia è reperibile, però comunque questa cosa fa pensare. Allora, prima di passare effettivamente a cosa contenga questo romanzo, che appunto vi ho già anticipato, si parla di amore, ma in realtà non è una storia d'amore, non è una storia d'amore queer, ma è più che altro un cammino di riscoperta del sé. È un racconto di formazione ed è un racconto di scoperta effettivamente di che cosa sia l'amore. Prima di passare al fulcro del romanzo, è interessante comunque notare che Kuzmin è considerato il pioniere di una corrente letteraria nata appunto in Russia, del cosiddetto chiarismo, che fa un po' da controparte ad esempio al decadentismo e al simbolismo. Diciamo che il chiarismo di Kuzmin, e questo emerge molto bene dal suo romanzo Desordio, ha come focus principale la scoperta della bellezza formale, una riscoperta anche ad esempio delle arti classiche, con grande passione e fascino per le culture della Grecia antica e dell'arte rinascimentale italiana. Questi due universi vengono effettivamente riscoperti all'interno di questo romanzo, che effettivamente ha come ambientazione anche l'Italia, soprattutto nella parte finale del libro, in cui si visiteranno o si citeranno Roma, Bari, e si faranno costantemente riferimenti anche all'arte italiana. Banalmente ci sono delle descrizioni che riprendono grandi artisti della nostra cultura, come aveva le labbra come il personaggio di un quadro di Botticelli, no? Quindi è un libro che vive della bellezza formale dell'arte e della riscoperta effettivamente di una grandissima cultura, che accende effettivamente l'esigenza dell'amore, l'esigenza della scoperta non solo a livello culturale ma di se stessi. E questa cosa è comunque interessante, perché da un certo punto di vista Vania è quasi un romanzo filosofico più che narrativo. A colpire all'interno di questo romanzo è effettivamente la struttura. La struttura nel senso che non aspettatevi assolutamente una scrittura tipica di altri grandi autori russi, Tolstoi, Dostoevsky. Aspettatevi piuttosto una scrittura molto contemporanea. Non c'è grandissima introspezione psicologica qui dentro, che invece era un fiore all'occhiello della letteratura di Dostoevsky. Qui dentro abbiamo una struttura non lineare, il che è piuttosto spiazzante, perché stiamo parlando di un romanzo dei primi del Novecento, una struttura non lineare basata su brevi scene scritte in modo essenziale. Molto spesso sono addirittura solo dialoghi, i personaggi raramente vengono descritti se secondari, è tutto ridotto molto all'osso, è tutto anche frammentario in un certo senso. Eppure, nonostante queste scelte di rendere la narrazione essenziale, ma anche da un punto di vista di azione effettivamente, riesce comunque Kuzmin a rendere molto appassionante questo libro, che alla fine è anche una lotta interiore, ma c'è molto di più. La storia è semplicissima. Vania è appunto il nostro protagonista, è un ragazzo appena uscito dall'adolescenza che inizia appunto ad avere una grande fascinazione per gli uomini più grandi che lo iniziano alla cultura, ad esempio alla sua cultura, alla scoperta di cose nuove e interessanti. Però è una fascinazione che per lui non ha un nome, perché comunque nel
nella sua idea non esiste in teoria l'amore omosessuale, quindi non percepisce questa attenzione verso altri uomini come un interesse amoroso. Anche perché lui, comunque, Vania, è abbastanza convinto e ossessionato anche dal suo background, dalle sue credenze religiose e filosofiche. A livello di filosofia lui appunto è legato anche comunque alla sua passione per l'arte classica, crede che in un certo senso l'amore fisico, l'amore carnale, l'atto in sé, sia qualcosa di disdicevole, di volgare. Per lui l'amore è spirituale in un certo senso, quindi le sue credenze, diciamo, tutta la sua filosofia, la sua tendenza filosofica a vivere la vita entra in contrasto anche con le sue pulsioni, con quello che sente effettivamente, e ci sarà un forte sconvolgimento progressivo nel momento in cui lui incontrerà quest'uomo, Stroop, che pronunciato malissimo di sicuro. Stroop è un uomo, diciamo un moderno dandy se vogliamo, anche lui super colto, super affascinante, dichiaratamente omosessuale, che intrattiene nel corso del romanzo relazioni, si pensa, con diversi uomini. In realtà è dichiarato solamente a livello sottile con Fyodor, che è appunto un fedele aiutante di Stroop. Diciamo che quest'uomo non si fa alcun problema a definire il proprio orientamento sessuale, e questo porterà ad esempio anche al suicidio di una donna, Ida, che, innamorata di Stroop, vede il loro amore come irrealizzabile, oltre che appunto non ricambiato. Quindi ci sono pochi elementi all'interno di questo romanzo, ma il nostro focus in certo senso cade su Vania e sul suo cammino di formazione, sulla sua riscoperta, sull'arrivare al punto in cui l'amore in ogni sua forma, ed è quella la tesi del romanzo, è splendida. Nessuno ha il diritto di definire una forma d'amore come contro natura, perché l'amore è qualcosa che progredisce verso il bene, porta al bene, e soprattutto l'amore è un concetto talmente alto, quasi, cioè, ad essere a livello, ad esempio, della bellezza dell'arte, in un certo senso. Ve l'ho raccontata in un modo un po', forse un po' farraginoso, però comunque la tesi è quella, e leggere in un certo senso tesi che vanno contro appunto il pensiero popolare dell'epoca, dell'omosessualità vista come contro natura, sbagliata, in favore invece di un concetto d'amore più ampio, più sfaccettato, è sorprendente effettivamente. Stiamo parlando, vi ricordo, di un romanzo del 1906. Certo, ci sono delle cose all'interno di questo libro che, derivate anche dal pensiero dell'autore, fanno storcere un po' il naso. Ad esempio, il romanzo si sviluppa anche su sottili tesi fortemente misogine. Basti vedere come Vania, il protagonista, tratta le donne, le chiama disgustosa femmina. Probabilmente a livello psicologico è legato al fatto che Vania vive un conflitto interiore effettivamente, e soprattutto è ancorato all'idea della seduzione come arma del male, soprattutto all'inizio del libro. Però comunque diciamo che questa cosa va anche contestualizzata un attimo, soprattutto perché Kuzmin stesso, omosessuale, per quanto a una certa lo dichiarò anche, non visse con tranquillità la sua sessualità, la visse in modo estremamente tormentato, vittima e prigioniero effettivamente di una società chiusa che lui sottilmente condanna qui dentro, perché il corollario di personaggi senza introspezione, senza volti, che fanno parte ad esempio della Chiesa ortodossa, qui dentro si parla, o ancora comunque di altre entità di potere, vengono
nel loro non essere quasi tratteggiate, ma nel loro comparire solamente attraverso il giudizio, vengono in un certo senso, non dico ridicolizzati, ma messi in discussione. E attraverso queste figure secondarie, Kuzmin fa una feroce critica in realtà alla società russa dell'epoca. Ed è comunque interessante, nonostante ci siano sicuramente altre riflessioni decisamente scomode, in particolar modo riflessioni sottili rivolte alle donne. In generale però è un romanzo che vi consiglio di leggere. C'è da dire che a livello letterario, secondo me, è un libro più importante che bello, in realtà. Nel senso, sicuramente è da leggere perché si tratta di un romanzo rivoluzionario per l'epoca. La lettura però è resa molto faticosa, anche per il fatto che sia così essenziale e frammentaria e in realtà ci sia più focus su una riflessione di carattere filosofico, ok? Che in realtà non sono così ingombranti, ma sicuramente finiscono per il far perdere la bussola al lettore, che comunque legge appassionato questo libro, ma vuoi anche per la nostra poca vicinanza ai nomi russi, ad esempio già in un Tolstoi ti perdi con i 200 nomi russi che vengono nominati, però almeno li puoi identificare, no? Qui invece diciamo che i personaggi raramente vengono tratteggiati e compaiono comunque una quantità di nomi indescrivibile, compare comunque una quantità di nomi indescrivibile, quindi diciamo che perdere la bussola è molto semplice. Questo secondo me è uno dei difetti di questo romanzo, che comunque si tratta di un'opera decisamente interessante che vi invito a leggere. In questa edizione, tra l'altro, sono presenti alcune delle poesie di Kuzmin, appunto chiamate Immagini sotto il velo, con disegni di Vladimir Milasevsky. E sono poesie di carattere fortemente erotico, anche le illustrazioni sono belle toste, stiamo parlando di poesie queer, anche pornografiche se vogliamo, pubblicate nel 1920. Kuzmin, come viene detto nella quarta di copertina, recitò queste poesie pubblicamente solamente nel 1928, poco prima appunto di subire l'isolamento e l'emarginazione. Lui declamava queste poesie dal forte contenuto erotico a tema omosessuale, in un contesto comunque decisamente chiuso e bigotto, e veniva comunque declamato da una grande folla di omosessuali che gli lanciavano anche le rose, in un certo senso, per effettivamente supportarlo come una voce importante nella letteratura russa. Ed effettivamente Kuzmin è stata una voce importantissima nella letteratura russa, purtroppo oggi dai più dimenticato. E quindi vi consiglio di recuperare le sue opere e di recuperare anche Vanya, che si tratta appunto, se non erro, della sua prima pubblicazione, oltre che il primo libro della letteratura russa a tema LGBT, è anche effettivamente il romanzo d'esordio dell'autore. Fatemi sapere se l'avete letto o non l'avete letto. Il libro lo trovate appunto edito da Edizioni EO. Io l'ho letto in questa edizione molto vecchia, ma lo trovate anche in una edizione più recente. Fatemi sapere appunto se lo conoscevate o non lo conoscevate, se l'avete letto o non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!